Consigliere Bisoni, prego. Grazie Presidente. Io intanto voglio ringraziare gli studenti per essere qui. Ritengo che la loro presenza sia molto importante, in quanto cittadini del futuro debbano testimoniare, diciamo, capire a fondo e testimoniare affinché appunto nella nostra società questi eventi non si ripetano. Voglio ringraziare i relatori, il dottor Piccini e la dottoressa Marcellini, per aver ricostruito gli eventi in maniera fedele e averci anche commosso. Qualche giorno fa eravamo qui in quest'aula a ricordare gli eventi della Shoah. Bene, io penso che come sia giusto ricordare quegli eventi, altrettanto lo sia ricordare questi, per ribadire che l'odio e la violenza non sono mai giustificati, sono sempre sbagliati. Il dottor Piccini si chiedeva se, in forma retorica ovviamente, se è giusto fare queste giornate e ricordare questi eventi. Ovviamente la risposta è sì, perché, come abbiamo detto, questi eventi non si ripetano mai più, ma anche perché, guardando alla formazione dell'Europa e quindi all'integrazione fra le nazioni, io ritengo che non si possa costruire nessun futuro se non si ha memoria della storia, degli eventi, di quello che è successo. Per cui un ringraziamento ancora a tutti per averci regalato questo momento in questa giornata così importante. Grazie. Grazie.